Paiono saldi sulle loro radici questi paeselli d'Abruzzo, ma visitiamo le loro vie. Ogni casa ha il suo mucchio di macerie. Puntelli dovunque, perché su questi fantasmi di camere non seguitino a crollare i muri. La nostra cronaca documenta luoghi dell'Aquilano e del Teramese dove il sottosuolo ha dato le più tremende spallate nella serie di terremoti susseguitisi nell'Italia centrale. A Pescara si lamentano 2 morti, decine di feriti. E tutto è da ricominciare col poco che è rimasto. Alle soglie dell'autunno non rimane per ripararsi che una tenda, e fortunati quelli che hanno una tenda vera, a cui non tocca di rifarsi il letto sotto qualche coperta o lenzuolo retto da 4 pali. Eppure, quando si è salvi, prende una strana eccitazione per la vita ritrovata dopo il pericolo. Ricucirsi il corredo perduto, provvedere a una fame quasi morbosa. Certuni devono rassegnarsi a fare i trogloditi di questi tubi. I sismologi parlano di scosse di assestamento dopo i forti terremoti. Dio ci guardi da simili assestamenti.